Ciao, in questo video vedremo come utilizzare NumPy per lavorare con le matrici. Una matrice è un insieme di numeri disposti su più righe e colonne. Ad esempio, la matrice che vedi nell'immagine è una matrice di 3 righe e 3 colonne, quindi è una matrice 3x3. L'accesso ad un valore della matrice è dato da due indici, che rappresentano rispettivamente il numero di riga e il numero della colonna. Nell'esempio, il 3 si trova alla riga 1 e colonna 1, quindi i suoi indici saranno 1 e 1. L'elemento 6 si trova alla riga 3 e colonna 2, quindi i suoi indici saranno 3 e 2. NumPy considera i vettori come matrici composte da un'unica riga o da un'unica colonna. Pertanto, possiamo creare una matrice utilizzando sempre la funzione array. Quindi, questa volta passiamo un array bidimensionale. Ed ecco qui la nostra prima matrice. Tramite l'attributo size possiamo ottenere il numero totale di elementi della matrice, che nel nostro caso è 9, mentre con l'attributo shape possiamo ottenere la dimensione, cioè il numero di righe e il numero di colonne. Per selezionare e/o modificare uno o più elementi di una matrice, possiamo procedere come abbiamo già fatto per un vettore, ma aggiungendo questa volta il secondo indice. In NumPy il primo indice sta per la riga e il secondo indice indica la colonna. Quindi, così ad esempio, selezioneremo l'elemento della prima riga e prima colonna, che è 1. Così selezioneremo l'elemento della seconda riga e terza colonna, che quindi è 6, oppure ancora, così selezioneremo l'elemento dell'ultima riga e dell'ultima colonna, che è 9. Oppure, utilizzando sempre l'operatore di slicing, possiamo selezionare tutti gli elementi della prima riga oppure tutti gli elementi della seconda colonna. Sono 2, 4 e 8. Utilizzando il metodo reshape possiamo modificare la dimensione di una matrice. È una cosa che ci servirà davvero spesso. Quindi definiamo una nuova matrice, questa volta con 4 righe e 3 colonne. Ok, questa è la nostra matrice. Andiamo a utilizzare reshape per cambiare la suddivisione da 4x3 a 3x4, quindi 3 righe e 4 colonne. Stampiamo di nuovo shape. Come vedi, la dimensione è cambiata. Possiamo utilizzare il metodo reshape anche per trasformare una matrice in un vettore, srotolando tutti gli elementi all'interno di un'unica riga o un'unica colonna. Quindi diciamo a reshape di ridimensionare la matrice con un'unica riga e un numero di colonne pari al numero di elementi che ci sono in M. Diamo uno sguardo ad M adesso. Come vedi, tutti gli elementi sono stati inseriti all'interno di un'unica riga, però si tratta ancora di un array bidimensionale, come puoi vedere
osservando le parentesi quadre. Per trasformare questa matrice effettivamente in un vettore, dobbiamo andare a selezionare solamente il primo elemento ed ecco ottenuto il nostro vettore. Un modo migliore e anche più rapido per fare tutto questo processo sarebbe stato quello lì di utilizzare il metodo flatten. Quindi partendo dalla nostra matrice, vediamo una serie di funzioni che NumPy ci mette a disposizione per generare matrici con valori predefiniti. Ad esempio, la funzione zeros ci permette di creare matrici composte unicamente da zeri. Prende come parametro soltanto una lista contenente la dimensione della matrice da generare. Ecco qua. Un'altra ancora è once, che ci permette di generare matrici composte unicamente da valori 1. Facciamo sempre 3x3. Eccola qua. Un'altra ancora è i, che ci permette di creare una matrice in cui la diagonale contiene il valore 1. In questo caso i parametri non vanno passati come una lista, ma come due parametri separati per il numero di righe e il numero di colonne. Ok, altre funzioni molto utili per la generazione di matrici sono quelle per generare matrici composte da valori casuali. Queste si trovano all'interno del modulo random. Uno ad esempio è rand, che ci permette di generare matrici composte da valori casuali. Con la virgola compresi in un range di valori tra 0 e 1. Se invece volessimo che il nostro range fosse compreso tra 0 e 10, ad esempio, ci basta moltiplicare questa matrice per 10. Ecco qua. Un'altra ancora è rand int, che fa la stessa cosa, però genera matrici composte da valori interi, quindi senza virgola. Come parametro prende come primo parametro prende il valore massimo, quindi il range, ad esempio 5, in questo caso genera valori che vanno da 0 a 5, e poi nel parametro size dobbiamo passare una lista contenente la dimensione. Facciamo sempre 3x3. Un'altra funzione è normal, che ci permette di creare una matrice casuale i cui valori sono presi da una distribuzione con media e deviazione standard definiti da noi. Quindi il primo parametro è il valore medio, il secondo è la deviazione standard e come terzo dobbiamo passare una tupla con la dimensione della matrice da creare. Ok. Informazione importante. NumPy dà la possibilità di definire il seed della funzione che genera valori casuali manualmente. Questo qua ci permetterà di ottenere gli stessi valori casuali con diverse esecuzioni del codice. Infatti, se adesso proviamo ad eseguire più volte la funzione rand, vediamo che questa qua ci ritorna sempre valori diversi. Invece, se impostiamo un seed manualmente in questo modo, ad esempio valore 1, rand tornerà sempre lo stesso valore.
gli stessi valori. Fai attenzione che SID non funziona con Jupyter Notebook. Quindi, se ad esempio definisci il SID in un blocco di codice e poi vai a chiamare una funzione per generare valori casuali in un altro blocco di codice, il SID non verrà tenuto in memoria, quindi i valori saranno sempre diversi. Possiamo anche generare matrici e vettori con degli intervalli numerici. Ad esempio, con la funzione arrange, a cui passiamo un valore limite, possiamo generare un intervallo che va da 0 al valore da noi definito. Oppure ancora, passando due valori ad arrange, creeremo un intervallo che va dal primo al secondo parametro. Altra funzione è l'inspace, che ci permette di creare intervalli numerici uniformemente distribuiti. Ad esempio, creiamo un intervallo che va da Creiamo un intervallo di 20 numeri che vanno da 0 a 10. Oppure eccoli qui. Se vogliamo escludere l'ultimo numero, quindi il 10, dobbiamo passare il parametro endpoint settandolo a false. Ok, passiamo alle operazioni, che sono le stesse che abbiamo già visto per i vettori. Quindi definiamo due piccole matrici, anche di dimensione 2x2. E su queste possiamo eseguire la somma, la differenza, il prodotto e così via. Più interessante invece è quello che accade se proviamo a eseguire una qualche operazione tra una matrice e un vettore che ha lo stesso numero di righe o di colonne della matrice. Ad esempio, definiamo una matrice 3x3. Definiamo un vettore invece contenente solo tre elementi, che proviamo a eseguire la somma tra questa matrice e questo vettore. Come vedi, quello che è successo è che ogni riga della matrice M è stata sommata al vettore V. In pratica, il vettore V è stato ripetuto in modo da combaciare con la dimensione della matrice M. Infatti, se proviamo a seguire la somma tra queste due matrici, vedrai che il risultato è esattamente lo stesso. Questa operazione si chiama broadcasting. Ok, parliamo un attimo del prodotto scalare tra due matrici. Abbiamo già visto come si segue il prodotto scalare tra due vettori, che in realtà non è altro che un caso particolare del prodotto scalare da due matrici in cui le matrici sono composte da un'unica riga o un'unica colonna e quindi sono vettori. Abbiamo detto che tra due vettori il prodotto scalare è definito come la somma
del prodotto degli elementi del primo vettore per i corrispondenti elementi del secondo vettore. Nel caso di due matrici, quindi nel caso generale, il prodotto scalare si esegue sommando i prodotti di ogni elemento di ogni riga della prima matrice per il corrispondente elemento della corrispondente colonna della seconda. E questo può essere eseguito soltanto se il numero di colonne della prima equivale al numero di righe della seconda. Il risultato che verrà fuori sarà una nuova matrice che avrà il numero di righe della prima e il numero di colonne della seconda. Ok, proviamo a eseguire al volo un esempio. Quindi creiamo due matrici. Vediamo le dimensioni. Ok, come vedi, il numero di colonne della prima matrice è uguale al numero di righe della seconda, quindi possiamo eseguire in questo caso il prodotto scalare. Ecco, il risultato è una nuova matrice che ha come numero di righe, il numero di righe della prima matrice e come numero di colonne, il numero di colonne della seconda matrice. Quindi sarà una matrice 2x2. Perfetto. Abbiamo già visto un buon numero di funzioni che NumPy ci mette a disposizione per lavorare con i vettori. Queste funzioni possono essere utilizzate anche sulle matrici. Una cosa però da tenere a mente è che è possibile operare sui singoli vettori riga o vettori colonna che compongono la matrice utilizzando un singolo parametro che è chiamato axis. Vediamo come fare. Ridefiniamo la nostra matrice M, così, che sarà una matrice 3x3. E andiamo a utilizzare il metodo sum, che ci permette di sommare tutti gli elementi all'interno della matrice, oppure di un vettore, e quindi equivale a fare 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 e più 9. E il risultato sarà 45. Adesso, se invece volessimo sommare gli elementi di ogni riga della matrice, dobbiamo passare il parametro axis uguale 1. Il risultato sarà un vettore che contiene la somma di ogni riga. Quindi 1 più 2 più 3 che fa 6, 4 più 5 più 6 che fa 15, 7 più 8 più 9 che fa 24. Se invece volessimo eseguire la somma di ogni colonna della matrice dobbiamo passare il parametro axis uguale 0. Quindi 1 più 4 più 7 che fa 12, 2 più 5 più 8 che fa 15, 3 più 6 più 9 che fa 18. Il parametro axis si utilizza in questo modo e non è proprio del metodo sum, ma è definito in buona parte dei metodi delle matrici di NumPy, ad esempio min, che ci permette di calcolare la media dei valori all'interno di una matrice di un vettore. Utilizzando axis uguale 1 avremo la media per ogni riga, axis uguale 0, la media per ogni colonna.